Tre giorni di convention che hanno riunito ministri, collaboratori e fedeli dal nord al sud dell'Italia. È la Conferenza Nazionale della Chiesa Evangelica Internazionale, CEVI, tenutasi gli scorsi 12, 13 e 14 di ottobre. Sede degli incontri è stato il locale della Chiesa Evangelica Internazionale di Roma, sita in via Giuseppe Chiovenda, guidata dai pastori Rosanna e Silvano Lilli, quest'ultimo presidente della CEVI. L'evento ha visto ospiti di calibro nazionale e internazionale, quali il pastore David Longobardo, proveniente d'oltreoceano, il ministro Donato Anzalone, dalla Svizzera, il pastore Alessandro Lilli, figlio del pastore Silvano, e il pastore Giuseppe Dante, guida della comunità evangelica di Favara, sita in via Spagna, il ministero Gesù e Libertà, che aderisce alla CEVI. Anche Sicilia TV è stata presente alla Tre Giorni e ha documentato i momenti più salienti. Gli incontri hanno visto momenti di lode ed orazione, momenti di preghiera e diversi sermoni predicati dagli oratori. Tema scelto quest'anno per la conferenza, la sua dimora, intesa come il luogo spirituale di Dio e dei cristiani nel quale questi possono essere formati, possono ricevere e devono lavorare. Ne ha parlato sabato mattina lo stesso pastore Silvano Lilli in un sermone incentrato sulla sicurezza e sul conforto che derivano dallo stare alla presenza di Dio. Per vivere nella sua dimora, però, il cristiano deve dimostrare di essere stabile e integro nella fede e negli insegnamenti di Cristo. Per il pastore Silvano sono indispensabili senso di responsabilità e combattimento spirituale. E ancora, il cristiano deve ricordare che, nella casa del Signore, il capo è Dio e la sua autorità va seguita. Il punto di riferimento non sono i propri pensieri, il punto di riferimento è la parola di Dio. Io credo che noi dobbiamo ritornare al sentiero antico e scoprire qual è veramente la nostra posizione spirituale in Cristo. Ora noi siamo sua dimora, ma noi anche siamo chiamati a dimorare in Lui. Quindi io credo che sia essenziale trovare la nostra dimora in quanto una casa dà una forma di sicurezza, di certezza. Quando io ritornavo a casa dei miei trovavo sicurezza, certezza, cibo, conforto quando ne avevo bisogno e tante altre cose che si trova nella famiglia. Così la sua dimora sta a me significa anche vivere in un ambiente familiare dove Dio è mio padre. Il messaggio che si vuole lanciare è che la mia preoccupazione, guardando un po' il quadro mondiale della religiosità, è che noi stiamo facendo troppo un fai da te che è diffuso non soltanto in Italia, ma è diffuso in tutte le religioni, perché c'è una forma di indipendenza a tutti i livelli. Per esempio guardiamo la scuola, la politica, guarda quello che sta succedendo adesso in Spagna, ma ci sono tentazioni ad essere indipendenti da tutto e io voglio ritornare a dipendere da Dio. Mi sta colpendo che la gente risponde perché se non si trovano le basi bibliche non si hanno punti di riferimento. I nostri punti di riferimento sono la scrittura. Quando noi portiamo la scrittura troviamo una reazione, perché anche la gente è dispersa. Una volta Gesù, guardando la messe, adesso porto questo esempio, guardando la messe disse che dovevamo spingere persone a pregare il Padre, che spingesse persone nella messe, perché la messe è grande e gli operai sono pochi. E io credo che di operai buoni non ce ne siano tanti. Perché? Perché le persone sono confuse. Venerdì pomeriggio il pastore Giuseppe Dante, giunto a Roma insieme a un nutrito gruppo di fedeli della comunità di Favara, ha tenuto un originale seminario parlando della dimora del Signore intesa come il cristiano stesso. Questo, spiegava il favarese, deve ambire ad avere la mente di Cristo, plasmando la propria sulla base della parola. Ogni cristiano però deve fare conti con la situazione condominiale della propria persona, composta da spirito, anima e corpo.
Per far comprendere meglio il concetto, il pastore Dante si è avvalso di una presentazione in grafica 3D realizzata dal favarese Lillo Sorce, storico collaboratore del ministero che si sta portando avanti a Favara. Spirito, anima e corpo sono come tre famiglie, ognuna delle quali ha i propri istinti e le proprie esigenze. Sta all'anima amministrare il condominio e scegliere se dare retta allo spirito o al corpo. Il combattimento del cristiano, dunque, sta proprio nel trovare il giusto equilibrio interiore secondo gli insegnamenti di Cristo. Ho voluto trattare questo tema perché nella funzionalità delle tre dimensioni dell'uomo, di questa tridimensionalità, c'è il benessere o il malessere dell'uomo stesso, che condiziona l'uomo a livello interiore ma anche a livello esteriore e sociale. Un cristiano per stare bene con se stesso, con gli altri e con Dio dovrebbe almeno cercare di capire qual è la volontà di Dio, e questo si acquisisce per mezzo delle scritture. Leggendo le scritture, meditando le scritture, si viene ad acquisire una mentalità celeste che è la mente di Cristo poi. E questo avviene soltanto se l'uomo nella sua dimensione anima, mente, sale di livello nella dimensione dello spirito, dove è stato toccato dallo Spirito Santo, è diventato nuova creatura, è nato di nuovo, come dice la scrittura, e lì può attingere a tutti quei valori che vengono dal cielo per condizionare la mente al fine di poter vivere in un certo qual modo la cultura del cielo, la mente di Cristo qui sulla terra. Ad aprire la conferenza, giovedì pomeriggio, il pastore Donato Anzalone, che con il suo tipico umorismo ha tenuto una predicazione focalizzata sulla Chiesa, la casa di Dio, dove si coltivano relazioni e dove è importante curare rapporti uniti dalla comune fede in Gesù. Il rischio della Chiesa, spiegava Anzalone, sta nel volersi spettacolarizzare, quando in realtà questa deve essere il sostegno della verità, così come i pastori devono essere custodi della parola. Venerdì mattina il pastore Alessandro Lilli ha esposto un sermone partendo da una propria testimonianza, per poi raccontare con competenza e capacità espositiva la storia di Israele, dalla liberazione dall'Egitto fino alla deportazione in Babilonia e il successivo rientro nella terra promessa. Tutto per spiegare gli effetti deleteri che derivano dalla mancanza di integrità e dalla lontananza da Dio, il quale però ha sempre un piano per restaurare e ristabilire quanti lo amano. Infine il pastore David Longobardo ha predicato venerdì sera con un'analisi di quelli che sono i problemi che possono affliggere oggi la Chiesa. Problemi che possono essere scongiurati con la riscoperta dei valori biblici, dell'amore verso Dio e la sua casa, verso i fedeli e non credenti. Il pastore Longobardo ha poi chiuso la conferenza, sabato pomeriggio, con un messaggio di incoraggiamento verso chi sta soffrendo o è in cerca di risposte. Post tenebras lux, dopo le tenebre la luce, questo è il motto del sermone. Il ministro è stato semplice e diretto. Dio sa quali sono gli affanni delle persone. Lui lavora per i suoi figli e dalle situazioni più difficili la sua luce brillerà ancora di più. Tre giorni pieni di eventi nei quali i presenti hanno ascoltato la parola di Dio e accolto l'occasione per conoscere e stringere rapporti con fratelli e sorelle di altre comunità. Oltre alle predicazioni e momenti di adorazione, la conferenza ha visto anche momenti più spensierati come sketch comici, ma anche momenti solenni. Uno fra tutti l'ordinazione del pastore Gioele Zingarino, figlio del pastore Giuseppe Zingarino, di Catania, per il quale i pastori e l'assemblea hanno pregato per benedire la sua chiamata ministeriale presso la chiesa Lode e Adorazione, con sede a Catania. Io ti benedico nel nome del Signore, noi tutti ti benediciamo nel nome del Signore, e il popolo lo benedice, lo benedice. Come abbiamo ascoltato nella preghiera del pastore David, un altro messaggero della parola di Dio, un'altra colonna, e noi sappiamo che tu lo sarai. Il Signore ti benedica e il Signore sia con te e con il suo popolo.